La peste di Atene, ne parliamo con il dottor Marcello Caremani, infettivologo. Allora, stiamo parlando di un qualcosa che è successo tanti secoli fa, ma perché proprio questo argomento, dottore? Questo argomento, uno perché sono un medico, un infettivologo, e questa è una malattia infettiva importante, l'altro perché studiando il passato, quindi la storia della medicina, non tanto ci fa prevenire il futuro, ma ci fa capire quali possono essere i passi e i rischi che possiamo correre. Non certo quel tipo di epidemia, almeno in Italia, ma ci fa capire che alcune malattie che ancora non sono scomparse, tipo la peste, possono rimanere sempre ai limiti della nostra società e quindi un grave degrado potrebbe riportarci indietro di molti anni. Allora, partiamo un po' nel descrivere, no? Perché lei ha pensato proprio questo argomento per farci prendere questa coscienza. Ma io penso che prima bisogna descrivere una guerra, la guerra del Peloponneso tra Sparta ed Atene, tra gli alleati di Sparta e gli alleati di Atene, perché i due grandi vincitori nel 460 contro i persiani, di cui Atene cresce economicamente. Atene è una grande città dove pullula la democrazia, ma è imperialista, sta sottomettendo tutte le isole dello Ionio. Sparta, che era stata vincente nel V secolo a.C., invece è in degrado, è una città oligarchica, molto chiusa, molto attaccata chiaramente al suo esercito, gli oppliti spartani, grandi vincitori. Sparta si rende conto che Atene sta crescendo troppo, quindi gli mette contro una lega, la lega proponosiaca, e l'attacca e invade nel 431 l'Attica, la grande regione che portava economia ad Atene. Atene a quel momento, Pericle, che era il grande stratega, fa ritirare tutti, sa che non ce la può fare contro gli oppliti spartani, li ritira tutti dentro Atene. Atene in quel momento è una grande fortezza, da Atene al Pireo, 6 km, è tutta fortificata, e non si rende conto del grande errore che fa, mette 200.000 persone in una città che ne contengono 30-40, e quindi Atene diventa un campo profughi con grande degrado, liquami, sporcizia, mancanza di alimenti, mancanza di acqua potabile e di conseguenza pullulare dei topi e degli ectoparassiti. Cioè, lei ha parlato di campi profughi e anche oggi nelle informazioni si sente molto parlare di campi profughi, e all'interno esiste questa realtà che lei ha appena citato. Certo, non esiste questa realtà di questa malattia. No, possono però esistere malattie infettive importanti per un degrado. Certo, dico, i campi profughi, l'acqua corre, l'acqua potabile gliela portano, sicuramente, dico, il rischio che c'è eventualmente malattie come la tubercolosi, come la scabbia in questo tipo di campi profughi, non certamente questa malattia, che ha una storia ben precisa, perché la malattia inizia in Etiopia, si espande poi in Egitto e in Libia e poi tramite le navi arriva nel Pireo. Nel Pireo si ha la prima epidemia che poi arriva dentro Atene, ma si ferma lì. Quindi è un'epidemia portata da persone ammalate e forse portata dagli ectoparassiti dei topi. Lungo le navi arrivavano anche i topi. E c'è una malattia gravissima, perché è una malattia che esplode. Nell'arco di un anno c'è un'epidemia spaventosa, fa 40-60 mila morti in una città che ne conteneva 30-40 mila, e si esordisce con dei sintomi gravissimi: il malessere generale, febbre alta, stato confusionale, bruciore della bocca, nausea, vomito, diarrea, cioè tutta una serie di sintomi complessi che portavano persino all'amputazione delle dita delle mani, dei piedi e dei genitali. Cioè, quindi una malattia gravissima. Non ci sono i buboni della peste bubbonica. Perché si chiama peste? Perché la parola peste sta a significare pessimo, va bene? Cioè la cosa peggiore che poteva capitare ad Atene. Che cosa abbiamo pensato oggi? Che potesse essere una peste particolare, un tifo petecchiale. Siamo arrivati pensino a pensare all'ebola, al virus ebola. Perché? Perché hanno ritrovato nel Rattus norvegicus il virus dell'ebola. Va bene. Sarebbe il e topo. Quindi, però il Rattus norvegicus è arrivato in Europa nel 1000 d.C., quindi non ci siamo come dati. Certo. E poi manca una cosa importante, la morte degli animali, perché in questa malattia non muoiono soltanto gli uomini, muoiono anche gli animali. E allora nell'ebola non muoiono gli animali, no, perché infatti il topo è soltanto portatore del virus con i suoi ectoparassiti, mentre eventualmente con la peste vera muoiono anche gli animali, perché gli ectoparassiti, la pulce del topo, contagia cani, gatti, cammelli, altri tipi di animali che possono morire. Uccelli che mangiavano i cadaveri degli uomini morivano di questa malattia. Quindi è l'unica possibilità, oltre
tifo petecchiale, burino, anche questo trasmesso dagli ectoparassiti del topo, va bene, rimane la peste, ma non bubbonica, perché vedete la peste esiste in diverse forme, le più classiche sono la bubbonica con le grosse linfogiandole che poi si aprivano, vedi la peste del Manzoni, sì. La peste polmonare, la peste settiscemica. Importante la peste polmonare, che non è trasmessa soltanto dal topo e dai suoi ectoparassiti, ma è trasmessa da uomo a uomo, perché la polmonite da peste, certo, poi con gli starnuti, con i colpi di tosse, contagia tutti. Ecco perché bisogna pensare sicuramente a una malattia infettiva grave a trasmissione rapida, e il tifo non ci sta, perché il tifo si prende con l'acqua contaminata e quindi è raro prendere da uomo a uomo. Quindi le varie ipotesi diagnostiche portano a eliminare l'ebola, va bene, perché probabilmente non c'era ancora questo come problema. Ha detto lei. Rimane una peste particolare, cioè che ha perso le caratteristiche della peste bubbonica, o forse ancora non era una peste bubbonica, si è sviluppata poi dopo questo batterio, quindi una variante che poi questo tipo di variante è scomparsa o sia molto attenuata nel futuro, e l'altro è il tifo petecchiale. Il tifo murino, che non è il classico tifo, è trasmesso dagli ectoparassiti, è una malattia gravissima quando? Nelle grandi guerre, nelle gravi carestie. Vedi poi 3 milioni di morti fatti negli indiani del Messico con l'arrivo degli spagnoli, la decimazione dell'esercito di Napoleone nella ritirata di Russia, ma ancora più gravi, 30 milioni di casi in Russia nella prima guerra mondiale, con 3 milioni di morti. E tutte queste sia... C'è un infettivologo, tutte queste cose servono anche per capire come comportarsi, anche certo, per nuove cure. È tutto, no, dottore? Certo. La storia è un grande insegnamento. No, è bene capirle. La storia della medicina. Perché vedete, in un momento come questo, in cui si parla di essere contro o a favore dei vaccini, ci si rende conto di quanto il mondo sia cambiato con che cosa? L'igiene, la giusta alimentazione, l'acqua corrente, lo smaltimento dei liquami, i vaccini. Se tutto questo mancasse, ci ritroveremo a quelle situazioni. Bisognerebbe anche mancasse tutti questi aspetti, cioè che le nostre città, il degrado arrivasse a non avere più l'acqua corrente in casa, non poter smaltire più i liquami e la sporcizia che noi produciamo in grandissima quantità, certo, va bene? A quel punto pullurebbero i topi, e col ritorno dei topi, degli ectoparassiti, li potremo riavere queste malattie, perché non sono ancora scomparse. La peste... ancora casi di peste li troviamo in India e li troviamo negli Stati Uniti, nelle montagne rocciose. Qualche caso di peste è stato descritto anche lì. Dove si trova appunto questa sporcizia, questo degrado? Dove si trova il degrado, chiaramente. L'ultima domanda gliela posso fare? Sì. Si sta parlando tanto di antibiotici che non funzionano più. Che cosa ne pensa lei? È una cosa importantissima. Vedete, quando il mio giovane collaboratore, collega attuale prima delle malattie infettive, fece un intervento sulla... Dottor Tacconi, sull'importanza della vaccinazione nella prevenzione di queste cose, aveva pienamente ragione. Cioè, se noi curiamo bene i nostri pazienti, utilizziamo il meno possibile gli antibiotici, li utilizziamo quando ce n'è bisogno, e chiaramente abbiamo persone vaccinate che sviluppano meno infezioni, i nostri antibiotici che abbiamo possiamo ancora utilizzarli. L'allarme lanciato dall'OMS è un allarme vero. Abbiamo batteri così forti, così multiresistenti, dove in alcuni casi, diversi casi, gli antibiotici non funzionano più. Dovremmo scoprirne altre? Il problema è che l'industria farmaceutica ha fatto passi da gigante, ma è un fermo a questo livello, perché oltre questo numero di antibiotici ne stanno sorgendo pochissimi, e tutti mirati ad alcune infezioni e non nei confronti di questi germi multiresistenti. Quindi l'attenzione non è tanto di produrre nuovi antibiotici, è di usare bene gli antibiotici che abbiamo, avere una popolazione che sta bene, avere una popolazione ben vaccinata, che consente di non utilizzare il meno possibile gli antibiotici. Io la ringrazio anche di questa precisazione molto importante, anche perché dobbiamo fare comunicazione e le persone non devono fare il fai da te con gli antibiotici, cosa che capita comunemente. Gli antibiotici non vanno utilizzati da persone che non sanno che cosa sono, devono essere sempre utilizzati sotto consiglio del medico. Allora io ringrazio il dottor Marcello Carremani, infettivologo, per questa precisazione, ma ci ha parlato anche della peste di Atene.